Ciao, io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare la loro autostima, ma anche a vedersi bene con il proprio corpo, vedere che tutti i corpi sono diversi e tutti i corpi vanno bene. Oggi faccio l'analisi della forma e del colore di Chiara di Mio Mio. Io e Chiara ci conosciamo da tanti anni, ho avuto modo di seguire il suo lavoro, soprattutto da quando sono diventata mamma, ho avuto un figlio e visto che lei si occupa di pedagogia, laureata in pedagogia, ma si occupa anche di interior design, quindi ha unito questi due mondi creando un lavoro di interior design a servizio comunque del bambino e quindi a servizio del bambino, dei suoi spazi e di come si vede il mondo coi suoi occhi, alla sua altezza. Ho trovato davvero dominanti i suoi contenuti nel capire come rendere più facile la vita di un bambino, più indipendente un bambino nel non vivere il mondo come un adulto, ma viverlo con le sue capacità e alla sua altezza. Mi è stata anche molto utile nel momento in cui ho dovuto scegliere l'asilo per mio figlio e era un momento davvero molto confuso dove avevamo una serie di problemi e è stata veramente molto utile e molto preziosa. Quindi se anche voi siete appassionati di questi argomenti o comunque siete in una fase della vostra vita, perché io appassionata non lo ero per niente, in cui questi argomenti vi servono e vi sono utili e dovete smettere di, come faccio io, mettere i libri per mio figlio tutti verticali a un'altezza in cui non può raggiungerli e proporglieli uno alla volta, vi consiglio di andare a vedere il suo profilo Instagram e il suo canale YouTube. Partiamo quindi dall'analisi della forma del corpo di Chiara. Vedete questa foto che ho dovuto scontornare perché Chiara mi ha mandato questa foto quando abbiamo fatto la prima consulenza insieme, circa 10 anni fa. E visto che in questa serie di video analizzo sia la forma del corpo sia i colori di persone che hanno lavorato con me, ho voluto scegliere Chiara perché secondo me possiamo aiutarci a notare alcune cose molto importanti sia della forma che del colore che potrebbero sfuggire se anche voi state provando ad analizzarvi da soli, non sapete se affidarvi a un professionista. I lavori che abbiamo fatto insieme sono due, sono la consulenza dell'ingegneria dei tuoi vestiti, che quindi comprende analisi della forma, ma anche di tutti gli aspetti del proprio corpo, quindi non solo la forma del corpo, e quindi creazione di un manuale per capire come i vestiti si appoggiano alla figura e come interferiscono con la figura e costruire proprio questo aspetto. E poi l'analisi del colore, la consulenza che io chiamo la chimica dei tuoi colori, quindi come capire sì qual è la tua stagione cromatica col sistema 4x4, ma anche vedere come quali sono i colori di capelli donano, qual è il trucco, come combinare tutti questi colori, come usare questi colori della palette, quindi la creazione di questo manuale che corrisponde a tutte queste caratteristiche. Partendo dalla forma, potete vedere che ho utilizzato un'immagine di Chiara che ho dovuto scontornare perché è un'immagine che mi ha mandato quando abbiamo fatto la consulenza un po' di anni fa, che però è in intimo. Lei voleva fare un'altra foto apposta per questo video con leggings aderenti e canottina, solo che al momento è incinta ed è abbastanza verso il termine, quindi non avrebbe avuto senso, non avremmo visto la sua forma del corpo. Quindi in questa foto, anche se comunque scontornata, possiamo vedere che il suo fisico, anche se è molto asciutto, infatti comunque è molto magra, si vede la sua forma del corpo proprio dall'ossatura, perché la forma del corpo si vede con l'ossatura, non si vede, sì, si vede anche col peso, dove si mette il peso, eccetera, ma è proprio l'ossatura del corpo che è fatta diversamente rispetto a quella di un'altra e quindi questo ci fa scegliere una forma piuttosto che un'altra. La sua forma del corpo, come vedete, è molto asciutta nel torace, nel punto vita, un punto vita molto segnato e si allarga sui fianchi, ha questi fianchi che sono molto magri ma sono comunque rotondi. Ha poi queste spalle che sono proporzionate ai fianchi, sono ben squadrate, quindi si vede bene, si vedono bene, però comunque la figura rappresenta questa morbidezza più marcata nella parte bassa. Quindi per lei scegliamo la pera con spalle larghe e la pera magra, nel senso che è come se fosse una pera con spalle larghe magra, magra nel senso che l'ossatura comunque asciutta e la sproporzione si vede poco. Un'altra caratteristica che notiamo comunque è che anche se lei è abbastanza alta e slanciata, il busto è leggermente lungo rispetto ai fianchi, quindi abbiamo un busto abbastanza lungo e i fianchi più corti. In una pera questa cosa porta a far vedere le gambe un po' più lunghe, un po' più corte, un po' più grosse di quello che sono.
Quindi siamo andate comunque a scegliere un abbigliamento che allungasse le gambe, ma tanto l'abbigliamento che allungava le gambe valorizzava anche la sua forma, perché valorizzava il punto vita. Pochissima pancia, abbiamo il seno abbastanza piccolo, asciutto, quindi tutto quello che va a ingrandire il seno e ingrandire le spalle va bene. Le spalle sono già marcate, ma noi non vogliamo arrotondarle e rimpicciolirle perché sono marcate, ma sono proporzionate ai fianchi e quindi non vogliamo allargare i fianchi. Quindi diciamo che tutto quello che andiamo a scegliere serve per ampliare le spalle, marcare le spalle, ampliare il seno, segnare la vita e rimpicciolire leggermente i fianchi, soprattutto allungare la figura. Molto interessante è stata anche l'analisi del colore. Nel momento in cui io faccio l'analisi del colore a una cliente, ho bisogno di una serie di fotografie, non con drappi particolari, colori particolari, ma con un po' di colore in casa. L'importante è che le foto siano fatte bene, nel senso frontali, davanti alla finestra, con una fotocamera o comunque con un cellulare, ma non con la fotocamera delle selfie che falsa molto i colori, ha una bassa qualità. Però tendenzialmente, avendo a disposizione tante foto, riesco molto bene, grazie anche al corso che ho fatto con Feria Joachim col sistema 4x4, il 16 stagioni ufficiale, a capire quali sono le stagioni di una persona attraverso le fotografie. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, lei era assolutamente sicurissima di essere un autunno scuro, quindi di essere calda e molto scura. Abbiamo fatto, nel mentre che io stavo seguendo la mia formazione sul colore, la consulenza dell'armadio matematico. Avendo fatto questa consulenza, io le ho detto: senti, ma io tanto mi sto formando sul colore, mandami un po' due foto, perché dovevamo essere proprio sicure che andiamo sui colori caldi e non sui colori freddi. È vero che un autunno scuro e un inverno scuro hanno, ed è sicuramente scura, hanno dei colori, diciamo, che possono essere simili, hanno alcuni colori in comune, perché comunque l'inverno scuro una percentuale di caldo ce l'ha, l'autunno scuro una percentuale di freddo ce l'ha. Però ci sono alcuni colori nella palette dell'autunno scuro che sono super caldi, ok? E così come ci sono alcuni colori nella palette dell'autunno scuro che sono super freddi, dell'inverno scuro che sono super freddi. Quindi prima di andare su un armadio super caldo ho detto: controlliamo un attimo. Ed effettivamente già allora avevamo il dubbio e le ho detto: guarda che secondo me non sei calda ma sei fredda, perché comunque la sua carnagione, come potete vedere, è olivastra. E molto spesso la carnagione olivastra falsa la propria percezione, perché crea un sovrattono diverso. Noi quando facciamo l'analisi del colore guardiamo il sottotono e guardiamo come i colori reagiscono su di noi. Quindi magari una si vede più gialla, più dorata, si dice mi abbronzo tanto, però poi con un blu sta bene, con un color zucca sta malissimo. E infatti, come potete vedere dall'analisi, si nota molto come lei con l'arancione rispetto al lampone sia estremamente più grigina, più con i capelli che si notano meno, il colore degli occhi che si nota meno, e si ha questo aspetto grigio su tutto il viso. Soprattutto creiamo proprio uno stacco, nel senso che invece che avere un'uniformità con il colore, il lampone ovviamente è un colore un po' troppo brillante, un po' troppo chiaro per lei, però comunque crea un pochino più di uniformità. Quindi diciamo che siamo sicure che lei è fredda. Negli anni, dopo che ne abbiamo parlato, lei era venuta alla fine alla conclusione di essere fredda, soprattutto quando abbiamo fatto l'armadio eravamo indecise tra andare più verso un bordeaux, quindi un rosso scuro, oppure un bordo lampone scuro, un colore che sì, era un rosso scuro, ma un rosso scuro un po' più freddo e con una percentuale di rosa. Alla fine molte cose sono andate più su quel colore ed effettivamente le sta veramente molto bene, posto che non è che se avete una stagione dovete rinunciare a una serie di altri colori. Noi abbiamo tenuto comunque il verde oliva, che in parte nella sua palette, abbiamo tenuto alcuni marroni ma un po' più freddi, perché non c'è questa differenza abissale in alcuni colori. Certo, non ci abbiamo messo lo zucca.
Quello che poi dobbiamo fare quando facciamo un'analisi del colore è capire se lei sia scura o chiara, l'abbiamo già detto, è scura, ok, non ci sono molti dubbi, però potete vedere dal colore come il fucsia, pur essendo troppo brillante con lei, si bilancia bene col suo incarnato e il rosa non c'entra niente. Tra l'altro in queste foto, come sono invernali, lei è un po' più chiara di carnagione, ma nelle foto in cui si vede bene la sua pelle olivastra, proprio, cioè, staccato completamente, non c'entra niente. Per quanto riguarda i sottogruppi, quindi se è pura, chiara, intermedia o scura, eravamo già orientate sullo scuro, ma potete vedere molto bene come il colore scuro, soprattutto io uso tantissimo la riga dei fucsia, si bilancia molto bene con il suo incarnato. Quindi nel momento in cui abbiamo scelto la stagione, lei è un inverno scuro, siamo andati ad approfondire un po' il colore dei capelli, perché lei si è sempre tinta un po' di colori caldi, quindi si è sempre fatta dei riflessi rossi. Questo, essendo non su 100% fredda, con un pochino di calore, essendo comunque dei ciuffi, dei riflessi, non un capello rosso, ok? E anche era un rosso comunque un po' più ciliegio, cioè era caldo ma non era il rosso aranciato, ecco, le permetteva di utilizzare un po' di più i bordeaux, un po' di più tutti quei colori che erano più caldi, perché erano in armonia con i capelli, non col viso, però con i capelli sì, e quindi comunque li sopportava un po' di più. Nel momento in cui ha cambiato questo abbigliamento è andata anche a tenere i capelli più freddi, che le donano veramente molto di più, perché comunque il viso proprio... perché cosa succede con i colori? Che i colori avvicino ad altri creano delle combinazioni. Cioè una cosa che quando ho iniziato a studiare il colore mi ha affascinato molto è che il colore non è oggettivo. Se io prendo un rosso e lo guardo da solo è un conto, se lo guardo vicino al bianco sembra più brillante, se lo guardo vicino al blu sembra più spento. Quindi i colori interagiscono tra di loro, per questo se le mettiamo l'arancione il suo viso ci sembra più grigio, non perché succede una qualche magia, ok, ma perché i colori vicini che si toccano interagiscono tra di loro. Allo stesso modo i suoi capelli rossi interagivano col viso che era più freddo, dandogli un aspetto un po' più grigio, mentre i capelli neri, comunque castano scuro, non danno più quell'effetto. Una cosa che faccio sempre quando faccio questo tipo di consulenza è anche truccare artificialmente con un'app per capire quali sono comunque i colori di trucco che più valorizzano e come è l'effetto generale con un trucco bilanciato. Molto spesso col trucco non è solo una questione di colori, ma anche una questione di quanto scuro, quanto chiaro, quanto approfondire, quanto schiarire un effetto. Quindi se io ho una persona molto chiara, andrò a farle vedere come risalta con un trucco che non è molto forte, caricato. Se è una persona molto scura, le farò vedere comunque come sta con un trucco che nel suo caso è abbastanza scuro, però abbastanza bilanciato e non è troppo ad alto contrasto, perché poi è questo che è importante. Il suo contrasto, infatti, ed è sempre una cosa che facciamo nella consulenza, è medio. Questo significa che ha la pelle comunque olivastra media, diciamo. L'occhio abbastanza scuro, il capello abbastanza scuro. Molto spesso all'inverno scuro viene associato un contrasto alto. Ci sono sicuramente inverno scuro con un contrasto alto, però ci sono sicuramente anche inverno scuro con un contrasto medio, quindi è molto importante poi fare l'analisi specifica sulla persona, ok? Io trovo che tendenzialmente le persone, ci sono poche persone che hanno un contrasto altissimo e un contrasto bassissimo, tendenzialmente le persone hanno un contrasto medio, medio alto, medio basso, però insomma il contrasto medio è di solito quello che funziona di più. Quando abbiamo un contrasto medio stiamo anche molto attenti col trucco a non usare colori troppo brillanti. Perché quindi anche se lei ha in palette un colore molto brillante, sia col trucco che con i vestiti, magari lo usiamo ma non lo usiamo del tipo maglia blu elettrico e pantalone bianco, ok? Perché in quel modo creiamo un contrasto molto alto nell'abbigliamento che va a vedersi più quello rispetto a lei. E questa è la cosa da fare.
Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, qua sotto trovate i link delle mie consulenze se volete approfondire, e se non avete ancora fatto l'analisi della forma del corpo sappiate che quella, e solo quella, è gratuita e trovate il link qui. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!